77 fatta a Roma. L'impressione che volesse quasi misurare l'applausometro e tenesse le dita a salire, avvicina. Are you ready? Let's go. Are you ready? Are you ready? Siete pronti? Hanno staccato. C'è una nazione intera dietro a questo uomo in questo momento. Non ci sarà un giamaicano che non guarda questa gara, neanche uno. Ma c'è buona parte del mondo in questo momento che sta guardando, perché insomma dura 10 secondi, via, ci si può anche distrarre. Dura 10 secondi dal colpo di pistola, dal colpo d'avvio, Tyson Gay. Ma dopo tutta questa dimostrazione di super sicurezza, quasi di sicumera di Usain Bolt, gli altri partono già per il secondo posto? Come atteggiamento mentale, TV? Io non sento più niente, Franco. Fai finta di avermi capito di qualcosa. No, ho cuffia e casse sparate nelle orecchie, ma non hai riflessi pronti. Allora ci sono due americani e due giamaicani. La sfida Stati Uniti, Giamaica. Questa è la notizia. Powell, che non è un uomo da questo tipo di show, si adatta. Powell non ha vinto il mondiale. Strano, perché oggi Powell, lontano dalle pressioni che non riesce a sopportare, vedrai che farà una grande gara. Lui ha fatto 4 volte il primato del mondo e poi ci è voluto il suo connazionale Usain Bolt, 9.69, velocità oltre 40 all'ora. Bisogna anche dire che più volte è l'ora giusta. Bisogna anche dire che più volte aveva ripetuto 9.77, era stato pareggiato con il risultato record del mondo di Asafa Powell anche da un altro americano che poi sarebbe stato squalificato inizialmente a vita per doping, poi sconti uno dietro l'altro. Insomma, andiamo. L'impressione è che tutti loro sappiano di essere parte di un grande spettacolo, di un grande show, e ognuno provi a recitare una parte, un copione che sembrerebbe scritto. Sul copione però il tempo non c'è ancora segnalato, il tempo del vincitore. Per Bolt la parte più difficile è la partenza. Gay è più staccato e deve anticipare Bolt sulla partenza. 41 passi per 100 metri, falcata da 2,75 per Bolt. 43 passi, 43 passi e mezzo per Gay sui 100 metri. C'è un europeo e 5 caraibici, 2 americani. E ma la sfida è Giamaica e Stati Uniti, ma bisogna fare attenzione. Attenzione dove Chamberlain, prima corsia di Gran Bretagna. Guarda, Tyson è entrato in gara già 2 ore fa. È l'uomo che controlla meglio. Tyson senza saliva. Dwayne Chambers, Gran Bretagna, 1. Mark Burns, Trinidad e Tobago, 2. Daniel Bay, Antigua Barbuda, 3. Usain Bolt, Giamaica, 4. Tyson Gay, americano, 5. Asafa Powell, Giamaica, 6. Darvis Patton, americano, 7. Richard Thompson, Trinidad e Tobago, 8. 8 uomini veloci, 7. 1 velocissimo. Bolt 9,69 l'anno scorso, il record del mondo ai giochi di Pechino, arriva il 9,58 che adesso si aspetta per ufficializzare. 0,9, quasi un metro di vento alle spalle, quello che ovviamente un po' ti aiuta, ma adesso l'attesa per il tempo ufficiale, poi anche per i piazzamenti e poi tutte le considerazioni del caso. Oro e tempo mostruoso questo 9,58 che ancora non è stato confermato a livello ufficiale, è solo lì in grafica. 9,58, per quanto possa subire qualche piccola variazione, c'è un margine addirittura di 11 centesimi, mai in precedenza un miglioramento così rotondo, così netto, e c'è l'abbraccio tra i due uomini veloci, primo e terzo ai mondiali di Giamaica. 9,58 il tempo che ancora non è stato ufficializzato per... Eccolo qua, record del mondo a 9,58, Tyson Gay a 9,71, secondo posto, terza Asafa Powell a 9,84, Daniel Bailey di Antigua Barbuda 9,93, oro e bronzo per Giamaica, argento per gli americani.
Stefanotilli. Gara fantastica, tutti bravissimi. Tyson Gay un grande, si è nascosto fino all'ultimo momento, un grandissimo, Bolt immenso, fuori portata per tutti, un altro pianeta, un'altra storia. Powell bravo, 9.84, cioè il tempo migliore di quest'anno, una gara velocissima, fantastica. Stefano, stavolta come già due anni fa a Osaka è arrivata la medaglia di bronzo per Asafa Powell, ma questa è sicuramente di spessore superiore. Certo, davanti aveva due marziani, grandissimo Tyson Gay, lo ripeto, io me lo aspettavo, è stato bravissimo, ha distribuito in tutti i turni, in tutti i metri, di ogni 100 metri le sue energie, è un grande. Bolt si sapeva, Bolt è un marziano, e invece Gay ha fatto tutto quanto con i propri mezzi, a me veramente mi sorprende più lui che Bolt. Bolt con 0,20 fa 9,58 e non ha neanche corso fino in fondo, con 2,20 a favore fa qualcosa veramente di epico. Il rallentamento di Usain Bolt eventuale è il classico rallentamento che non è che ti faccia prendere moltissimo, 9,58 tempo veramente strepitoso, si conferma lo sportivo in assoluto più grande di quest'epoca. A questo punto si ha svoltato rispetto ai giochi di Pechino, dove già aveva fatto cose strepitose, ma attenzione che nei 200 rimandiamo allora sempre ad un qualcosa di ancora scintillante, non più scintillante ma almeno scintillante sì, nei 200 ne vedremo ancora delle belle tra i due uomini super veloci, perché nel club dei super veloci questa sera giù il cappello è salito anche Tyson Gay. Usain Bolt 9,58, nuovo record del mondo, medaglia d'oro per la nazionale giamaicana, secondo posto per Tyson Gay, americano 9,71, nuovo primato degli Stati Uniti. Asafa Powell, terzo giamaicano 9,84, intanto si è inceppata l'informatica, no, adesso danno tutti i risultati. Beh, d'altronde dopo il quarto Daniel Bailey di Antigua Barbuda 9,93, gli altri sono a 10 o più. 10,00 per Dwayne Chambers, Gran Bretagna, 10,00 per Mark Burns, Trinidad e Tobago, e quantomeno sui primi 7 ci siamo.